Ebbene ragazzi, oggi parleremo di come ripristinare le batterie dei droni. Queste batterie qua, sicuramente ci sono molti droni che montano questo tipo di batteria. Batteria a litio, chiamano batteria lipo. È una batteria da, se non sbaglio, 4200 mAh, 11,4 volts. Allora dovete capire una cosa, molti di voi che hanno questo tipo di drone, dopo un po' di tempo hanno visto che se prima il drone durava la batteria 30 minuti, man mano è scesa a 20, poi a 10, fino a quando il drone non si alza neanche più. Ma in realtà le batterie sono buone, succede qualche cosa, diciamo, per colpa di caricatori cinesi. Poi vi spiego il perché. I droni hanno questo tipo di caricatore, benissimo, con i tre LED, di solito i tre LED, dove ho collegato il cavo per la batteria, che è questo qua, si collega qua e si carica, e la batteria si collega così. Ok, cosa succede? Che dopo un po' non va più, ma davvero dopo molto poco. E vi voglio anche ricordare che queste batterie, in genere quelle originali, sono di 3000 ampere, mentre questa è una 4200. Il drone è bloccato a 3000 ampere, quindi non è che cambierà tanto. Va bene, comunque oggi vi farò vedere con questo piccolo caricatore, lo faccio vedere, non lo so se si vede per bene, come ripristinare le batterie dei droni. Ma non vale solo per questo tipo di drone, questo tipo di batterie, per qualunque tipo di batterie. Questo caricatore può caricare anche batterie al nickel, cadmio, batterie anche delle auto. La prima cosa da capire è che il caricatore originale carica le batterie a 0,2,5 ampere, se non sbaglio, ma noi possiamo caricarle molto più velocemente, perché 4200 mAh, ciò significa che possiamo caricare, allora, possiamo caricare in un'ora 4,2 ampere, quindi possiamo impostare il nostro caricatore a 4,2 ampere, però c'è il rischio che i cavi sono troppo fini e si riscaldano. Quindi noi andremo a caricare con un amperaggio di 1,5 per sicurezza. Vi farò vedere come caricare queste batterie, perché che cosa succede? Queste batterie, ci sono tre celle, quella centrale in genere è quella che soffre di più. La batteria centrale, allora il voltaggio è 4,2 se non sbaglio a cella, che cosa succede? Che si sbilanciano per colpa del caricatore cinese, quindi si sbilanciano e il drone non va più come dovrebbe andare, quindi la batteria risulta off, ma in realtà la batteria ancora ha molta vita, ma davvero molta vita. Quindi cosa fare per fare in modo che, per bilanciare le nostre batterie? Questo caricatore ha il positivo e il negativo, che porta la semplice corrente per caricare una semplice batteria senza bilanciatore, e in più ha la possibilità di collegare batterie che hanno, come questa del drone, altri attacchi per bilanciare le celle delle batterie. Quindi noi cosa facciamo? La prima cosa, colleghiamo il nostro caricatore al trasformatore 12 volts. Bene, una volta caricato il caricatore, noi in dotazione ci sono questi cavi, colleghiamo il positivo nel positivo e il negativo nel negativo, poi prendiamo il cavetto del caricatore originale, cioè questo cavetto qua. Se noi lo colleghiamo direttamente alla batteria, facendo così, collegata alla batteria, andiamo, siccome è una tre celle, qua c'è il disegnino,
andiamola a collegare nell'entrata a tre celle. Facendo così, se io clicco su Start, mi dice che non c'è connessione il caricatore, perché come vedete dalla batteria qua abbiamo sul lato sinistro il positivo, sul lato destro il negativo. Lato destro, facciamo così, mettiamo la batteria così, lato sinistro in questo caso positivo, lato destro negativo. Quindi come facciamo adesso per dargli tensione con i due pappagalli? Prendiamo due fili, io l'ho preso uno rosso per non sbagliarmi, lo spelliamo all'estremità e lo inseriamo il positivo nel positivo della batteria, che è il primo, come vi ho detto prima, a destra, e lo lasciamo così. Poi vediamo un po', proviamo dove ho messo il negativo. Ok, prendiamo il negativo e facciamo la stessa cosa e lo inseriremo lato destro, in questo caso nel negativo. Ok, un attimo, questo è il modo più semplice. Poi prendiamo il nostro caricatore e lo colleghiamo sulla basetta e abbiamo il nostro positivo e negativo. Andiamo a collegare il positivo con il positivo e il negativo con il positivo e il negativo con il negativo. Ok, fatto questo, adesso proviamo a fare di nuovo come abbiamo fatto prima. Andiamo sul menu battery select, andiamo sul lipo, gli diamo l'ok, teniamo start per un pochino. Ok, qua ci dice lipo 3 celle, 3S sono le celle. Possiamo andare a vedere attualmente la batteria a quanti volti è, 4,95. Andiamo nel menu, lithium bat, clicchiamo su start e guardate qui sopra c'è scritto bilanciamento e carica. Qui possiamo scegliere bilanciamento e solo carica, carica veloce, cancellazione della batteria, cioè scaricare tutta la batteria possiamo scaricare. Allora noi mettiamo bilanciamento più carica. Teniamo premuto start. Ok, ci dirà è giusta la batteria che hai scelto, noi clicchiamo su ok ed ecco qua che parte il ciclo di carica. Nella parte destra del caricatore vi segnalerà quanti ampere sta caricando nella nostra batteria. Cliccando su ink una volta ci dirà le tre celle, purtroppo non si vede bene, ci dirà le tre celle, il voltaggio, e come vediamo adesso già è bilanciato perché questa era una batteria che già stavo riparando. Per farvi vedere anche che possiamo andare in, sempre nel menu, andiamo in extra funzioni, clicchiamo su start, battery status, clicchiamo ok, lipo, teniamo premuto e ci dice attualmente 12,27 volt, 0,88% di ricarica. Ok, torniamo sul menu precedente, andiamo sul lito bat, clicchiamo su start, ricarica e bilanciamento, clicchiamo su ok e gli diamo l'ok un'altra volta. Ok, è partita la carica e nello stesso tempo farà il bilanciamento delle celle. E naturalmente ci vorrà un po' di tempo, ogni tanto andate a controllare, potete controllare sia il bilanciamento delle celle, e lo vedete da qua, e sia, come vi ho fatto vedere prima, la percentuale di carica della batteria. Arrivata al 100% di carica, staccate la batteria e la vostra batteria è come nuova. Naturalmente
io vi ho fatto vedere questo collegamento veloce. È meglio acquistare un cavo prolunga per il caricatore e sul cavo prolunga andare a tagliare il cavo nero e il cavo rosso, il positivo e il negativo, e fare un collegamento fisso. Così ogni volta, perché bilanciare le vostre batterie e caricarle, non c'è bisogno di fare tutto questo casino che ho fatto io. Basta collegare a questa parte il cavo prolunga. Vi farò vedere in un altro video come fare. Naturalmente questo sistema funziona su tutte le batterie. Prendiamo i trapani avvitatori, queste cose qua di vecchio tipo, che non erano al litio, c'erano delle batterie al nickel. Noi possiamo ancora usare quei elettrotensili. Basta che ci andiamo su internet, compriamo un po' di batterie al litio in base al tipo di batteria che vogliamo creare, e poi con questo caricatore ce lo caricheremo. Vi farò vedere in un prossimo video come fare. Naturalmente questo va bene sia per questo tipo di drone, che adesso non ricordo il modello perché non è mio, è di un amico, però anche per i Phantom. Per i Phantom, che sono quelli più che costano, delle batterie costano molto di più. Quindi noi possiamo recuperare anche quelle batterie. Poi ci sono anche altri sistemi, perché i Phantom, nella maggior parte dei casi, le batterie sono anche buone, ma vanno resettate. Per resettarle bisogna aprirle. E siccome sono elettrosaldate, poi in un prossimo video vi farò vedere come recuperare quelle batterie. E volevo dirvi ancora un'altra cosa. Con le batterie di nuova generazione, di queste qua al litio, possiamo anche conservarle cariche, metà scariche, che non succede niente. Mentre quelle di prima, quelle al nickel, se noi lasciavamo le batterie ferme per un periodo di tempo, le trovavamo scariche. E poi avevano anche un altro difetto, la memoria. Che cosa significa memoria? Facciamo finta che questa è una batteria. Io ho caricato questa batteria, c'è ancora il 30% di carica. Io la vado a caricare adesso, lei mi prende come memoria dal 30% al 100%, cioè possiamo sfruttare solo il 70% della batteria. Quindi su quel tipo di batteria è molto utile questo caricatore, perché che cosa andremo a fare? Andiamo a scaricare per intera la batteria, l'andremo a caricare di nuovo e poi la scaricheremo di nuovo. Così abbiamo fatto in modo che quel tipo di batterie, le nickel, hanno preso di nuovo la memoria del 100%. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale. Su altri video vi farò vedere come realizzare pacchi batteria anche di grosse dimensioni e come modificare le vecchie batterie degli avvitatori di vecchio tipo al nickel con batterie di nuova generazione al litio. E quando andrete a comprare le batterie su internet, dovete vedere bene che cosa comprate, perché io ho visto batterie 1200 ampere, 1000 ampere, 12.000 milliampere, e poi sinceramente non è vero che sono quelli. Con questo potete vedere anche questo, riuscite a vedere, potete misurare realmente quante milliampere sono, anche se potete fare un calcolo molto semplice. Basta scaricare una batteria che, non lo so, facciamo finta una batteria che c'è scritto 1000 milliampere. Quella batteria significa che caricando ad 1 ampere in un'ora io dovrei caricare la batteria al 100%. Noi già da questo riusciremo a capire se realmente una batteria, calcolando con un cronometro o caricando o scaricando realmente, se quella batteria è di quell'amperaggio là. Ebbene ragazzi, alla prossima.